Paolo, continua il progetto Genius Loci. Sì, continua il progetto, ci siamo qui in questo bellissimo scenario dello Yachting Club, siamo stati in centro storico a Palazzo Giunti, in Piazza Immacolata due venerdì fa. Oggi siamo qui allo Yachting Club, continueremo e finiremo questa rassegna sulla battigia del Mare Sport con un duo eccezionale, violino e pianoforte, con le più belle colonne sonore che sono state prodotte tutti questi anni. A Crotone piace la musica? Crotone secondo me vive di musica, piace la musica, oggi c'è tantissima gente, non so se l'avete già l'avete vista, è tanta gente, io sono contento, felice, mi riempie di gioia e soprattutto è uno stimolo per continuare a proporre sempre e soltanto buona musica. Siamo quattro musicisti che si sono riuniti, il progetto parte da Valentina Giarlo e Giorgio Caporale, Play Beyoncé. Abbiamo portato avanti questo progetto in duo per 4 anni, quest'anno ci siamo allargati e siamo diventati un quartetto con Christian Piperis al contrabbasso e Domenico Scarpino alla batteria. Questa sera vi esibirete qui nel palcoscenico dello Yachting Club con tantissime persone che sono qui. Eh beh sì, è una bella emozione, devo dire che quando ci sono queste situazioni è un po' come suonare la prima volta, no? Nonostante abbiamo tanti anni di esperienza alle spalle, però queste situazioni così ti danno sempre un po' di emozione. La location è bellissima, sono molto contenta veramente. È importante dare spazio ai giovani comunque per far conoscere la loro musica. Assolutamente sì, quello che dico sempre è che la nostra Calabria è piena di artisti, di persone validissime, per cui quando si creano questi spazi è doveroso insomma essere presenti tutti quanti. Come è nato il vostro quartetto? Allora, il quartetto è nato perché appunto, come dicevo prima, dopo quasi 4 anni a portare avanti questo progetto in duo avevamo la necessità, ecco, di iniziare a sentire delle sonorità diverse, di allargare questa situazione, di renderla sempre sempre più importante. Che tipo di musica farete stasera? Questa è una rilettura di Beyoncé, proprio Play Beyoncé, quindi facciamo tutto Beyoncé dedicata a questa grandissima artista americana. Chiaramente i brani sono tutti riarrangiati e quindi il concerto è dedicato espressamente al suo repertorio bellissimo. Un'ultima domanda, com'è la vostra composizione? Io sono alla voce, Giorgio Caporale alla chitarra, Domenico Scarpino alla batteria e Christian Piperis al contrabbasso. Non rimane solo che ingolarvi in bocca al lupo e ascoltarvi. Grazie. Even in the shadows.